circolo. Benvenuti in questo nuovo video diverso dal solito, ragazzi. Andremo a fare la terza missione oggi, che mi hanno detto che è una cancrata. Quindi continuiamo con questo video e vediamo com'è questa missione. Ok, questa forse è meglio. No, la musica più carica serve. La musica più carica serve per fare queste cose. Era troppo fly down. Qua ci vuole qualcosa alla Maverick, raga. Vai che si inizia. Toda madonna. È incredibile, raga. È davvero una cancrata. Pesante. Porca zozza, cioè. È incredibile. Te lo giuro, stavo bene, ero tranquillo, sta cazzo di missione Rockstar di merda mi ha fatto venire lo sclero. Cioè, è impossibile. Dai, Red, sei tutti noi. Non lo so quanto ci mettono ad andare giù, comunque, veramente, porca troia. Calcola che l'Avenger una ventina di volte va colpito. Quei razzi, per essere tirato giù, se mi ricordo bene. Occhio. Saranno in crisi, lo vedo. La vena sul collo. Porco zio. Allora, adesso Na. Che bella sta canzone, vecchissima, anche te che l'ascoltavo. Ma io c'ho ancora le mutato da prima. No, non ci credo. Ma male, ma non me lo dici. Ha preso, figlio di una mignotta. Porco Giuda. Mamma mia, ho beccato una playlist anni 90, Red, di musica trance, sai, quella che non pesante, la discoteca ma commerciale vecchia, bellissima. Ma guarda che non aggancia, proprio deve agganciare, Cristo santissimo. Ma se io dico idocrop, poi faccio i reversi e viene la bestemmia, quindi. Devo togliermi dai coglioni quel Buzzard prima di andare là.
lo spacco per terra. Sarà un video completamente di cristi riversati. Non mi piace la cosa che però non si vede se sei. Dovrebbero mettere un qualcosa a schermo, attivata o disattivata, quando si attiva la modalità quella lì stealth. Playlist assurda. Minchia, ma che cazzo è arrivato qua? L'arsenale di Putin, aiuto, raga. Mo Savix si è incazzato, infatti, finito per terra. Di nuovo, vaffanculo. Ma dai cazzo. Porca puttana. Non ha senso una missione così cacrata. Dai, su, non ha senso. Cioè, siccome hanno fatto 6 missioni, hanno detto facciamo che la terza ci giocano per 3 mesi prima di farla. Così almeno arrivano a ottobre che sono già... che hanno finito il DLC. Dai, le tirati giù, su. Dai, Ale, finisci sta missione che mi sto stressando. Penso sia la missione più cancra di GTA questa. Non ho mai trovato così difficoltà in una missione, ve lo giuro, raga. Neanche con il terzo atto della base. Cioè... Mai trovato una missione di GTA così impegnativa. Porca zozza. È sbagliatissimo, Ale. Non senti quando ti agganciano. Se tu togli l'audio di gioco non senti quando ti agganciano. E non eviti il razzo. Sì, ma io uso sempre lo stealth, è pazzesco. Non ti vedono così, arrivi là da dietro e boom. Per forza, cioè, non c'è nessun altro modo se no. Inico di afferrarla. Gioco di merda. Oddio, ma è impossibile che cioè ti distrai un secondo. Ti puoi distrarre un secondo e scoppia la bolgia ogni volta. Comunque ho capito come fare, raga. Dovete starci a una certa distanza con la modalità vitolle. E guardate quanto danno gli stavo facendo io. Però non ho visto l'altro, poi mi sono distratto e ho fatto casino. Devi giocare un botto con la modalità vitolle. No, non così. Non con la stealth, Ale, quella VTOL. Volo verticale. Cosa fai ora? Cambi di nuovo, ti sposti da un'altra parte e ti rimetti in quella posizione, capito? E gliene spari altri. Ci abbiamo messo 7 anni per capire che era fatto così. Ma va bene. L'importante è capirlo, raga. Abbiamo fatta. Dopo 60 giorni avrò registrato per tipo un'ora e 40, una cosa del genere. Abbiamo finito sta missione. Niente ragazzi, io vi saluto. E se vi è piaciuto questo tipo di format, fatemelo sapere nei commenti. Bella ragazzi, bada bam.